A Ventimiglia è un importante progetto di riqualificazione per un quartiere storico che però ha anche storici problemi. Sì, interveniamo in maniera significativa, 5 milioni di euro per riqualificare il quartiere delle Gallardi, conosciuto soprattutto qui a Ventimiglia, un quartiere che è in difficoltà, in sofferenza, un intervento su tutti gli alloggi, sono due palazzine per un totale di 59 alloggi che verranno riqualificati, inizieranno tra fine di quest'anno e inizio del prossimo anno i lavori, che dureranno al massimo 2 anni e mezzo e che porteranno un efficientamento energetico, una qualità dell'abitare, una qualità di questi alloggi, che necessitano, come diceva anche lei, da tempo un intervento. Abbiamo trovato queste risorse, un lavoro importante di Regione Liguria insieme ad Arte Imperia, che ringrazio nella persona del dottor Parolini e di tutto il suo staff, per fare in modo che anche gli alloggi più in sofferenza, i quartieri più in sofferenza della nostra Liguria possano avere quelle attenzioni che giustamente meritano e che giustamente necessitano da anni. Voglio ricordare che 5 milioni di euro qui sul territorio imperiese non sono mai stati investiti e per noi è una grande soddisfazione investire 5 milioni di euro su Imperia, ma anche altri milioni di euro che verranno spesi sempre nel territorio imperiese, qui a Ventimiglia, ma non solo a Ventimiglia. 5 milioni di euro per dare un nuovo volto alle Gallardi, un quartiere storico di Ventimiglia. Come è strutturato il progetto? Allora, il progetto si prevede tre tipologie di interventi. La prima è quella strutturale, dove con una tecnica innovativa, quindi non invasiva dall'interno ma dall'esterno, andremo a rendere questi edifici antisismici. La seconda è quello di efficientamento energetico, con il cambiamento, ovviamente la creazione del cappotto, il cambiamento delle caldaie, e questo è un fatto molto importante perché andrà a ridurre sensibilmente di oltre il 50% le bollette dei nostri assegnatari, e questo è un tema che attualmente riveste una grande importanza. E poi l'ultimo, di cui comunque siamo orgogliosi, andremo anche a riqualificarlo dal punto di vista architettonico, perché comunque sono due pugni nell'occhio questi palazzi, e quindi anche questo è importante per il paesaggio e per il territorio. Ecco, i tempi dell'intervento. Attualmente, rispetto al cronoprogramma che ci impone il Ministero sui fondi del PNRR, siamo già 3 mesi in anticipo. Contiamo e siamo sicuri che entro la fine del 2023 termineremo i lavori, quindi 3 anni prima di quello che ci impone il Ministero, e con le risparmi che faremo sulla realizzazione di questo progetto andremo anche a riqualificare l'area esterna, ed è una cosa a cui teniamo molto, che anche se è di proprietà del Comune, però andremo a realizzare giardini, aree verdi e una nuova illuminazione pubblica.